Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il consueto appuntamento mensile dei top e dei flop del mese di giugno e luglio, perché lo dovevo fare anche nel mese di giugno questo video, però non mi è stato possibile farlo, quindi ho deciso di farlo ora tutto quanto insieme. Scusatemi, ma ho dimenticato di prendere due prodotti come al mio solito. E niente, allora partiamo subito con i prodotti top. Scusatemi, ma ho dimenticato realmente di prendere alcuni prodotti. Allora, partiamo subito con i prodotti top. Allora, il mio prodotto top assolutamente è questa spuma della Fructis Hydra Ricci, è una mousse Raviva Ricci e ha un odore fantastica, odora tipo di Dido, non so se avete presente l'odore, ma mi piace tantissimo, fa stare i capelli in piega. Io ho i capelli mossi, ma leggermente mossi, non ce l'ho proprio mossi mossi, e quindi quando questa io la vado ad applicare sui capelli facendo un po' di movimento, devo dire che dura veramente a lungo, non appiccica il capello e quindi è veramente un prodotto strapromosso. Altro prodotto che promuovo, ora io non sto usando nello specifico questo, ma sto usando un'altra profumazione, però strapromuovo questi saponi della Saponaria. Questo nello specifico è al papavero e cipresso, che io ancora non ho provato, però al momento sto utilizzando quello all'arancia e cannella e devo dire che è stupendo. Chi mi conosce sa che amo anche la cannella oltre alla vaniglia, quindi è un profumo che mi piace tantissimo e poi devo dire che noto proprio la pelle migliorata da quando utilizzo per detergere il viso questi saponi, che comunque sono vegani al 100%. Altro prodotto strapromosso è questa crema che sto utilizzando come crema da giorno della Roche-Posay, e questa è una protezione SPF 30 ed è adatto per pelli miste e grasse, infatti si chiama Gel Crema Tocco Secco. E la linea è Antelios, veramente un'ottima ottima crema. Io la sto utilizzando proprio come crema da giorno, anche come base per il trucco quando mi trucco, e niente, quindi sto utilizzando questa. Altro prodotto della Roche-Posay che sto amando in questo periodo è il fondotinta compatto, si chiama Tolerine Tint. Tolerine Tint, non lo so, leggete voi. Insomma, è un semplicissimo fondotinta minerale che si presenta. Qui c'è lo specchio, qui c'è il prodotto e poi sotto c'è la spugnetta che ora ovviamente è caduta. Veramente mi piace tantissimo perché non fa l'effetto mascherone, non lo sentite sul viso, opacizza bene, diciamo, la pelle. Io non ci sto andando neanche ad applicare sopra la ciglia perché non sopporto niente, cioè fa veramente troppo caldo, ragazze, per sopportare qualsiasi cosa sul viso, però questo è veramente leggero e neanche lo sentite. Poi altro prodotto che sto amando è questa lima della P2, questa lima per unghie, questa nello specifico, questa gialla è per unghie fragili e devo dire che è veramente bellissima. Lima le unghie, che è una meraviglia, non le va a sfaldare, anzi le rispetta tantissimo, proprio ha una grana così leggera, così sottile, è veramente ottima, però le va ad accorciare in un secondo, a modellare, ad accorciare in un secondo. Altro prodotto che ci ho messo un po' per testarlo è questo blush della Kiko, che è uscito l'anno scorso in un'edizione limitata. Io ce l'ho nella colorazione 03 ed è questo blush praticamente, che sarebbe un cream to powder, quindi sembra una crema, però una volta applicato e sfumato si trasforma in polvere. Ora vi faccio vedere il colore, che è questo qui, ed è bello, bello pigmentato, bello pieno. Però una volta sfumato, ecco, questo è il colore reale. Una volta sfumato, a parte che si trasforma in polvere,
è veramente un colore veramente molto molto portabile. Ora non so se si vede, sì, si vede, è un colore molto portabile. Ovviamente io ora ne ho applicato parecchio per farvi lo swatch, però è veramente un colore portabile e soprattutto la cosa che mi ha stupito di questo prodotto è che, a parte che ce ne vuole pochissimo, perché io realmente faccio tipo lo appoggio, faccio tre cose, lo appoggio per 3 volte e poi lo vado a sfumare, ma realmente la cosa che mi ha colpito è che dura tantissimo, o almeno su di me ha una durata spettacolare. Poi comunque è piccolo, è comodo anche da portare in questo periodo in viaggio, cioè come blush sul rosa ci va, ci sta tutto. È facile, non dovete portare neanche pennelli perché ve lo andate ad applicare così, andate a sfumare ed il prodotto è fatto, quindi un ottimo prodotto. Se lo trovate o comunque se ce l'avete vi consiglio, rispolveratelo perché è un ottimo prodotto. Poi per quanto riguarda le unghie, io che ve lo dico a fare, sto amando tutti gli smalti Essie. Ora ho preso questo che si chiama Status Symbol, che è il numero 26, ma è un caso perché veramente io li sto testando ora da un po' di tempo gli smalti della Essie e devo dire che nessuno di questi mi ha veramente mai deluso. Cioè, hanno una durata stupenda, si stendono con una facilità estrema. Alcuni di loro non necessitano neanche di una doppia passata ed è veramente l'ideale perché quando uno smalto ha un colore pieno, la prima passata è l'ideale, soprattutto se non avete tanto tempo come me per poter stare lì a fare asciugare comunque 4-5 passate di smalto, cioè tra la base, le 2 passate, il top coat sono 4 passate di smalto e se ne va quella mezz'ora abbondante. Quindi comunque questi smalti Essie io li sto amando, poi trovandoli a 4,95 euro ancora di più. Un altro smalto che mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tantissimo, è questo qui della Bella Oggi ed è della linea Soft Touch Satin. È veramente bellissimo, questo nello specifico è il numero 05, che è questo fucsia tutto pieno 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 di micro glitter dorati che sono stupendi, ha un effetto stupendo sull'unghia. E ho postato anche una foto su Instagram di questo smalto tempo fa, qualche tempo fa, e niente, veramente lo sto amando e ve lo consiglio. E poi comunque il costo è di 1,99 euro, 2,99 euro, una cosa del genere. E la durata, devo dire che i suoi 4 giorni se li fa tranquillamente. Ultimo prodotto top del mese di giugno e di luglio è questo rossetto, ovviamente il Viva Glam di Miley Cyrus, non so come si pronuncia, scusatemi ragazze. Questa è un'edizione limitata, ovviamente un Viva Glam, quindi tutto il ricavato del rossetto va alla ricerca per l'AIDS, insomma. E niente, questo è un amplified cream. E il colore è questo, che è spaziale per l'estate, è un fucsia, è questo, cioè non c'è neanche bisogno che io lo stia neanche qui a spiegare, è questo il colore ed è stupendo. Io lo sto utilizzando tantissimo quest'estate e poi che ve lo dico a fare, essendo un amplified colora le labbra, anche se all'inizio sembra lucido, una volta che se ne va comunque la lucidità, a parte che voi non lo sentite il rossetto sulle labbra come la maggior parte dei rossetti di MAC, ragazze, parliamoci chiaramente, io i rossetti di MAC, anche quelli matte, cioè io ora indosso il Relentless Red, che comunque è un matte, se non sbaglio, o un retromatte, non ricordo più che sia un matte o un retromatte, comunque è un matte, io non lo sento assolutamente sulle labbra. Ci sono qualche volta, c'è qualche volta qualche rossetto matte che dopo un po' di ore inizia a darmi fastidio, però ci vado ad applicare un po' di burro cacao, il rossetto resta lì, il colore resta lì, solo vado a dare una leggera idratazione alle labbra perché dopo un po' i matte a me tendono un po' a seccare le labbra. Ma assolutamente gli Amplified questo non me lo fanno, anzi lasciano le labbra proprio molto molto idratate, le idratano tantissimo e poi tingono le labbra, cioè sono veramente una vera e propria tinta per labbra, perché una volta che va via, anche se mangiate e bevete, il colore ce l'avete assolutamente là. E questo è un colore stupendo da avere assolutamente.
Anche questo, se non sbaglio, come tutti i rossetti MAC, costa 19 euro. Passando ai due flop del mese, allora, il primo è questo, che è un rossetto della Clinique. Questo è nello specifico 03 Creamy Nude Long Last. Questo, come ho ripetuto un sacco di volte, mi è stato regalato da una ragazza che lavora in clinic, sia questi che altri due rossetti, blush, mi ha regalato un bel po' di cose. Io questo rossetto sto cercando di terminarlo, come vedete è a buon punto, è un color nude, quindi portabilissimo per tutti i giorni, però non mi piace perché tende a sbavare. E comunque non ha per niente una buona durata. Io ora non so il costo di questi qui di Clinique, che costo ha questo rossetto nello specifico, ma sicuramente io non ce li andrei a spendere dei soldi per un rossetto del genere, perché veramente è molto molto cremoso e tende comunque a sbordare ed andare via. Ultimo prodotto flop, ora non ce l'ho nello specifico perché l'ho regalato, quindi l'ho dato via, e questa qui è la mousse, ora non so se si riesce a vedere, è la mousse detergente dell'Avon, della linea Natural Nutra Effect, che l'hanno rifatta praticamente, è una mousse detergente viso per pelle normale e mista, qui da catalogo è a 5,95 € in offerta, ma la trovate anche a meno, ed è questa qui. È una mousse appunto che era già nella collezione precedente, scusate, ma mi è caduto tutto, era già nella collezione precedente, ora l'hanno riformulata e l'hanno rifatta, quindi io l'ho voluta comprare per provarla, ma devo dire che mi sono trovata veramente malissimo. Io da quando ho iniziato ad utilizzare questa gel, questa mousse detergente, mi sono uscite tantissime imperfezioni. Infatti a una mia amica ho detto se la voleva provare lei, perché io non mi ero trovata assolutamente bene. Come sapete, di gettare i prodotti non mi piace, quindi preferisco magari passarli a qualcun altro, farli testare a qualcun altro, e lei, devo dire, si è trovata veramente molto bene. Infatti tant'è vero, ne vuole un'altra. Io niente, quindi come potete vedere ci sono pareri contrastanti, cioè ciò che a me può andar male ad un altro può andar bene e viceversa. Quindi come vi ripeto sempre, prendete sempre tutto quello che vi diciamo, tutte le ragazze qui su YouTube, con le pinze, magari sì, provare un prodotto, però dipende sempre dal tipo di pelle, dipende anche per i rossetti, magari un rossetto che per me è a lunga tenuta, magari addosso a qualcun altro può essere non a lunga tenuta, dipende ragazze, sempre da come usiamo il make-up insomma, per esempio io sulle labbra non vado a strofinare le labbra o comunque a passarci la lingua di sopra, quindi ovviamente a me un rossetto dura molto di più rispetto a magari a chi ha il vizio di sfregare le labbra. Detto questo, il video è terminato, questi sono i miei prodotti top e flop per il mese di giugno e di luglio. Io spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, se non volete perdervi i miei prossimi video. Iscrivetevi al mio canale, vi chiedo scusa se l'audio è un po' basso, ma non posso gridare perché c'è la bimba di là che sta dormendo. E niente ragazze, io per il momento vi mando un mega bacione e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!